se c'è qualcosa da fare, alzati che si sta alzando la canzone popolare. Se c'è qualcosa da capire ancora, ce lo dirà. Se c'è qualcosa da chiarire ancora, ce lo dirà. Sono io oppure sei tu la donna che ha lottato tanto perché il brillare naturale dei suoi occhi non lo scambiassero per pianto. E invece io, lo vedi da te, arrivo sempre l'indomani e ti busso alla porta ancora e poi ti cerco le mani. Sono io, lo vedi da te, mi riconosci, lo vedi da te. Alzati che sta passando la canzone popolare. Sono proprio io che non mi guardo più allo specchio per non vedere le mie mani più veloci nel mio vestito più vecchio. E prendiamola fra le braccia questa vita danzante, questi pezzi di amore caro, questa esistenza tremante che sono io e che sei anche tu, che sono io e che sei anche tu. Alzati che si sta alzando la canzone popolare. Alzati che sta passando la canzone popolare. Se c'è qualcosa da dire ancora, ce lo dirà. Se c'è qualcosa da capire ancora, ce lo dirà. Se c'è qualcosa da chiarire ancora, ce lo dirà. Se c'è qualcosa da cantare ancora, si capirà. Dalle guance di pesca, o ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Coprifuoco la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti, chi non vuole chinare la testa con noi prenda la strada dei monti. Silenziosa sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagne, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna. La speranza era nostra compagna, a saltar caposaldi nemici, acquistandoci l'armi in battaglia, scalzi e laci eppure felici. Avevamo vent'anni oltre il ponte, oltre il ponte che in mano nemica, credevamo l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene. Avevamo
artigli, con te cara che allora non c'eri, e vorrei che quei nostri pensieri, quelle nostre speranze di allora, mi vivessero in quel che tu speri. Eccoci che siamo tornati in diretta dopo questa lunga pausa musicale e il collegamento, quindi passiamo da Centocelle e arriviamo in Tiburtina. Nicolò Corrado, consigliere municipio 4, nostro grande compagno e amico di RadioRomaFutura.it, ovviamente non poteva mancare oggi. Come stai, Nicolò? Buongiorno Maxi, tutto bene? Buongiorno ai tuoi ascoltatori, a tutti gli amici della radio, buon 25 aprile e buona resistenza e libertà a tutti.
Allora, programma ho un po' visto e detto in sede di presentazione il programma delle vostre feste del Municipio 4, però ce lo ricordi? E poi volevo sapere un po' da te, un po' di un pensiero sul 70° anniversario della liberazione dal nazifascismo. Beh, allora intanto partiamo dalla giornata. Noi insomma da sempre, per fortuna, che c'è questo spirito di liberazione forte nel nostro municipio, che è stato anche protagonista con delle vittime, giovanissimi ragazzi, appunto nella lotta di resistenza della città di Roma. E appunto noi tutti gli anni di 25 aprile ci facciamo i nostri luoghi della memoria, della resistenza, e partiamo dal carcere di Via Bibbia, all'interno del quale vi è una lapide a commemorare appunto i caduti di Pierralata, che sono i martiri di Pierralata appunto del nostro municipio, che insieme a Caterina Martinelli, una giovane madre morta durante un assalto ai forni appunto per cercare di portare il pane a casa ai suoi bambini. E appunto iniziamo da questa lapide all'interno del carcere di Re Bibbia, che commemora insomma quello che è stato uno degli episodi più atroci di quel periodo. 10 ragazzi, fondamentalmente 9 in realtà, che vengono individuati dalle forze naziste come degli assalitori del forte di Burtino, qui sempre nel nostro municipio, i quali appunto vengono individuati, a seguito di un processo ovviamente sommario vengono condannati a morte dalle SS, in realtà dalle squadriglie diciamo dei paracadutisti tedeschi della brigata Göring. E quindi fondamentalmente vengono individuati, portati nel luogo dell'esecuzione. Nel luogo dell'esecuzione succede un'altra delle grandi casualità della vita, perché di questi 10, uno di questi 10, scusi Maxi, ci stiamo dirigendo verso un'altra dei luoghi della commemorazione, e ti dicevo, nel mentre dell'esecuzione, poco prima dell'esecuzione, uno dei più giovani aveva ai suoi piedi degli scarponcini di cui un ufficiale tedesco si era innamorato fondamentalmente, e dando questi scarponcini a un ufficiale tedesco ebbe salva la vita. Cosa accadde però? Che passava di lì in quello stesso momento un altro giovanissimo ragazzo che andava in bicicletta sulla Tiburtina e venne preso al posto di questo ragazzo, che poi comunque fu deportato e quindi comunque ebbe una vita diciamo non proprio entusiasmante in quel periodo, quindi pagò anche lui ugualmente il suo assalto al forte di Burtino. Ma tra questi 10 non ci fu lui, ma ci fu un altro ragazzo sempre della Tiburtina che passava lì in bicicletta, tanto per dirti poi com'è la vita purtroppo. E quindi questo è uno dei pezzi di resistenza della Tiburtina, è uno dei pezzi di resistenza che noi commemoriamo ogni 25 aprile. E poi c'è appunto, come dicevo prima, la lapide di Burtino Terzo, una cittadina di Burtino Terzo, anche qui un assalto per il pane, per mangiare, un assalto ai forni portato avanti dalle madri della Tiburtina, e che videro cadere appunto in quella circostanza Caterina Martinelli, che commemoriamo a Via del Badile, lì dove abitava, dove viveva il Burtino Terzo. Beh, insomma, come io ti ringrazio perché hai fatto un bel excursus, e a quelli che ci ascoltano, che stanno magari nell'altra parte di Roma e che non conoscono tutte queste storie, hai dato anche una buona informazione. Senti, che significa per un giovane come te, che da quando c'hai i garzoni corti comunque fa politica, arrivare al 70° anniversario, anche insomma un momento in cui ci succedono tante cose intorno, insomma l'ultima, questa purtroppo situazione degli immigrati che periscono ormai quotidianamente, che significa essere liberi e cercare sempre la democrazia e la giustizia sociale? Per te, per Nicolò Corrado. Vedi, sì, no, assolutamente Maxi, il tema è sempre lo stesso. Noi diamo senso alla storia se riusciamo poi a metterla nel quotidiano, a metterla a disposizione, tra virgolette, di quello che facciamo tutti i giorni nel nostro territorio e nella nostra vita comune. Quindi noi sappiamo bene che, come diceva Calamandrei, no, la libertà ti manca quando, diciamo, ti accorgi quanto vale quando inizia a mancarti, è come l'aria. E questa è un po' la nostra sfida oggi, ma non solo nel nostro paese, perché sappiamo cosa è stato 70 anni fa. Dobbiamo